poi c'è il discorso autoctono all'autono. Per me, se una specie sta creando danno per delle ragioni, sempre, quasi sempre antropiche, ho detto, figure penalizzate, eccetera, ma comunque crea danno. Anche dire tutto quel che è autoctono è bello e tutto quel che è all'ottono è male. Per me i poveri gobit, rasconcini, che ormai ridotti a pochi, danno non ne fanno più di tanto, perché stiano dove stanno. Attualmente la maggior parte dei laghi prealpini non sono più eutrofici, cioè ricchi di nutrienti come negli anni 80, ma questo implica molta meno energia disponibile per la produzione di tutta la catena alimentare che inevitabilmente influenza la biomassa ittica. A questo dobbiamo aggiungere l'impronta che l'uomo lascia sempre sugli ecosistemi, con l'introduzione di specie alloctone o esotiche, che avvengono spesso in modo sprovveduto senza pensare alle conseguenze, altre volte per scelta, e che innescano fenomeni competitivi di non poco conto. Un esempio per tutti è quello del Gardon proveniente da Oltralpe, che in pochi anni ha conquistato tutti i grandi bacini entrando in forte competizione con il pesce persico, e ciprini di autoctoni come l'alborella e la scardola. Il pesce siluro poi raggiunge notevoli dimensioni ed è un predatore ineguagliabile che rappresenta un problema di non facile soluzione. Però l'attacco all'integrità delle popolazioni di pesci autoctoni dei nostri laghi, oltre che dall'acqua, viene anche dal cielo. Infatti, la sempre più massiccia presenza di cormorani e di svassi sui laghi e sui fiumi è sotto gli occhi di tutti, e l'inevitabile prelievo di pesce da parte di queste due specie di uccelli crea tensioni con il genere umano. Oggi si parla di piani di abbattimento del cormorano, ma la percentuale di capi abbattibili e l'utilità di queste azioni a livello locale è dubbia e sicuramente temporanea. Abbatterne 10 in provincia di Vercelli, 10% in provincia di Vercelli vuol dire abbattere poi lo 0,5 in Piemonte. Questi non stanno lì a guardare i confini provinciali. Il problema va trattato a livello nazionale o addirittura europeo, perché senza queste basi all'inizio tutto quello che si può fare sul territorio rimane solo un palliativo. Facile cacciare, si possono nutrire tanti piccoli e questo porta all'aumento del numero. Dobbiamo trovare un giusto compromesso affinché tutto il lavoro che facciamo, tutte le limitazioni che ci diamo noi da pescatori non vadano annientate completamente dal fatto che questi uccelli continuano a aumentare di numero e quindi a causare danni alla nostra fauna ittica pregiata. La chiave di volta è rinaturalizzare i fiumi, avere delle lanche ancora coperte di erbe. Purtroppo nei nostri ambienti sono sempre più delle vasche da bagno. Che seguano il furgone con le semine dei pesci è una cosa abbastanza normale. Non possiamo permettere che i cormorani pranzino coi pinna blu, pochi che sono rimasti o che fatica produciamo. Il
cormorano è stato prima decimato negli anni 60 per l'impatto generato sulle risorse ittiche e poi protetto fino a permettergli di raggiungere numeri tali da tornare ad essere considerato un problema. I numeri 500 cormorani per 3 etti al giorno è un attimo capire quanti chili hanno in un giorno moltiplicati per 365, che siano anche i gardon, che siano tinche, che siano trote, marmorate, temoli, comunque è pesce che sparisce soprattutto nel momento della riproduzione, perché non dimentichiamoci che la presenza dell'uomo sulla sponda dei fiumi non c'è, perché nel momento della riproduzione è chiusa la pesca. Numerico dei cormorani e il passaggio da animali svernanti a stanziali è stato notevole prima nelle lagune costiere, poi ha conquistato le zone lacustri e infine le zone fluviali, mettendo in evidenza le sue caratteristiche da predatore opportunista che sfrutta ogni occasione di caccia anche vicino all'uomo. Le ragioni dell'espansione di questa specie sono diverse e la compromissione dei sistemi delle acque interne dal punto di vista ecologico è certamente uno di questi. Viviamo un periodo di squilibri che stanno trasformando i nostri ecosistemi e la classe di età di molte specie ittiche presenti nei nostri bacini è bassa, quindi sono presenti molti pesci di piccole e medie dimensioni e il cormorano ne approfitta, così come altri uccelli ittiofagi. Il suo impatto ha portato molti pesci a cambiare abitudini e a cercare ripari sicuri quando il cormorano è in caccia. Ma se un solo cormorano individua pesce in una lanca isolata, in un periodo di magra, è festa per tutti. Ma come si può risolvere questa situazione nei confronti di una specie protetta, ma storicamente malvista dall'uomo per le sue capacità predatorie? Io sono sempre stato convinto che andrebbero fatte le no-fly zone, ovvero dove abbiamo delle specie ittiche a rischio, dove abbiamo dei ripopolamenti di... Avete fatto un filmato su Pinna Blu. Un deterrente forte è la presenza dell'uomo lungo il fiume. Siccome è intelligente, molto, molto, molto diffidente, il fatto di avere i pescatori durante la stagione pescatoria o i bagnanti o chiunque frequenti con un cane una riva di un fiume fa da deterrente, perché lo allontana al Sono diversi progetti in atto che stanno, considerandoli nel loro insieme, ponendo le basi per migliorare la condizione dell'ittiofauna. Si sta lavorando su punti chiave, come ad esempio la libera circolazione nelle acque per le specie che magari vivono in posti diversi a seconda dell'età o del periodo dell'anno. Si incomincia a pensare in termini di bacino e si cerca di capire meglio la condizione dei nostri ecosistemi e la FIPSAS è in prima linea in questo senso. La FIPSAS siamo noi, la FIPSAS non è un'entità astratta, poi sui territori agisce in maniera diversa, però qui la FIPSAS adesso siamo noi e dobbiamo far ricredere tanti che non credevano nella FIPSAS e soprattutto andare a prendere tutte quelle piccole associazioni che credono in questo coso, che ci sono, che magari lavorano in maniera separata, ma che comunque ci sono e che come noi credono nello sviluppo del Lago Maggiore. Tutti questi progetti qui, dove possiamo, diamo il nostro contributo. Sono quasi sempre un contributo di manovalanza o di conoscenza del territorio. Non è quasi mai o ben poco un contributo economico, perché se non ci sono, diamo quel che abbiamo. Questi progetti, legati anche a un'azione di sensibilizzazione sulle problematiche ambientali, soprattutto nelle nuove generazioni, non potranno che migliorare gli aspetti turistici legati alla pesca sportiva e alla normale fruizione dei nostri ambienti. Ambienti in via di trasformazione che offrono ancora spettacoli naturali, come questo accoppiamento tra persici e sole.
è il bacino. E anche ragionare a livello di bacino è un altro discorso, perché delle volte si ragiona su dei confini terrestri burocratici che non corrispondono ai confini ambientali, per cui si crea dei disastri solo mettendo una riga su una carta geografica, dice una riga sulla carta geografica, che danno fa?